Salve a tutti friends dal vostro Super Corris, eccoci qua ragazzi. Parliamo di Mika Häkkinen, perché questo grande pilota del passato, due volte campione del mondo, 98-99, dico la verità, io prima quando correva lo odiavo abbastanza perché chiaramente ci ha battuto due volte e un ferrarista se le prende queste cose. Però devo dire che lo trovo un pilota molto sincero, un ex pilota dei pochi che dicono quello che pensano. E effettivamente oggi vi riporto due dichiarazioni che mi hanno fatto veramente pensare e che mi hanno trovato assolutamente d'accordo con lui. Häkkinen è uno dei pochi che dice quello che pensa e che non va a favore di Domenicali della Formula 1 per non leccargli il sedere. È uno che è molto schietto. Perciò vi dico io che una persona davvero da stimare, perché ha fatto uscire un problema di cui nessuno parla. Ne ha parlato solo Perez e Alonso, gli unici due piloti che si sono lamentati delle gare, del calendario troppo fitto. E non è normale, ragazzi. Se contiamo che quando correva Häkkinen il calendario era 16-17 gare al massimo, vedendo dove siamo arrivati oggi, è un problema. È un problema grave, perché un pilota, un tecnico, un meccanico, che vita fa? Se tu per 24 volte devi andare in giro per il mondo, e poi non è che tu vai il venerdì e torni a casa la domenica. Questi partono le settimane prima per andare nei Gran Premi e sostanzialmente che vita fanno? Una vita che ti massacra, ti logora. Quali sono i problemi di un calendario fitto? La qualità degli eventi cala, perché come dice lui stesso, lo vedremo, poi fai gli errori, fai troppi casini perché non sei lucido mentalmente quando fai troppo. Lo spettacolo ne risente, i piloti rischiano di bruciarsi, perché un pilota che prima le stesse gare le faceva con 15 anni, adesso lo fai con la metà del tempo quasi, scoppia, esplode. Magari ti trovi piloti che dopo 7, 8, 10 anni di carriera si ritirano, quando prima stavano nel pieno. Come al solito però, prima di partire con questo video, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, se volete lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends. A fine di questo mese faremo le donazioni, non abbiamo raccolto una cifra mostruosa, però doneremo quello che abbiamo raccolto e verrete tutti ringraziati con nome e cognome di chi ha donato. Chi vuole sostenere il mio lavoro, il mio canale, può fare un abbonamento, una donazione. Se vi abbonate uscite, apparite anche nella home del canale, tutti vi vedranno, avrete video specifici per gli abbonati e aiuterete il mio canale a crescere. Allora andiamo a vedere Häkkinen contesta il calendario 24, troppo stancante, e contate che sarà ancora peggio nei prossimi anni, perché si dice che si vuole arrivare a 30 gare l'anno addirittura, e in più il calendario è fitto perché sono anche le sprint, che è una gara in più da fare. Il problema sono i weekend back to back, ha commentato il finlandese, anche perché poi è un calendario senza senso. Prima fai settimane tutte affilate, poi magari ti fermi un mese, poi ricominci correndo tre settimane di seguito. Non dare la sosta, fai sempre due settimane. Häkkinen ha espresso le sue preoccupazioni per l'impegnativa stagione di 24 gare che metterà a dura prova la resistenza e il benessere delle squadre. La decisione di espandere il calendario è nata dalla volontà della Formula 1 di coinvolgere di più fans e soddisfare così un pubblico più ampio in più contenuti. No, la decisione è guadagnare come i porci. Alla Formula 1 non gliene frega un cazzo del pubblico, perché il pubblico qual è il problema? Cioè io ti guardo da casa. Non è detto che se abito allo Polo Nord mi devi venire a correre al Polo Nord. La realtà è che vogliono prendere più soldi. Più gare significa più introiti, più circuiti che ti pagano. È un po' come l'NBA. Ti schiattano, poi dici perché i giocatori di basket molti sono dopati. Perché devono giocare ogni due giorni 50 partite, 100 partite l'anno, è normale che si devono dopare. Se da un lato questa strategia ha indubbiamente portato lo sport a una maggiore visibilità e successo commerciale, dall'altro un costo potenziale per il benessere di coloro che rendono possibile la Formula 1. Le preoccupazioni di Häkkinen fanno eco a quelle di molti all'interno del paddock, che hanno espresso apprensione per le questioni logistiche e lo sforzo fisico di un programma così intenso. I continui viaggi, i weekend con doppio o triplo appuntamento, insieme all'ambiente di alta pressione della Formula 1, potrebbero esacerbare la stanchezza esistente, influenzando non solo le prestazioni dei piloti, ma anche il morale della squadra e la qualità complessiva della gara. Oh, vedete? Quello che vi dico io da mesi. Da mesi! Prima di leggere questo articolo, che vi dicevo io, ragazzi, si va a intaccare la qualità. Un pilota non può stare per 24 volte sul pezzo, determinato, coinciso. Prima o poi sbagli, prima o poi esplodi. La pressione ti si mangia, ti si divora. Fai 10 anni a 24 gare, sono cazzi, fai 240 gran premi. Prima 240 gran premi li aveva fatti solo Riccardo Patrese, che aveva 256 gran premi. Ha corso 20 anni in Formula 1 Patrese quasi. Ma con 10 anni fai le stesse gare, esplodi. Prima erano spalmate, quindi facevi gran premi, ti riposavi, mi ricordo nell'epoca anni 90, 2000.
16 gare, una ogni 2 settimane, era raro che si incontravano 2 gare consecutive, non c'erano le soste. Il mondiale iniziava a marzo e finiva a novembre. Anzi, ottobre tante volte, ma non è più così. Allora, la stagione 2023 è stata da record, ha commentato Hakkinen sul canale YouTube di Unibet, rispetto ai miei anni in Formula 1 dove abbiamo avuto un massimo di 17 gare. Quest'anno ce ne sono stati 22, più le sprint, dico io. Ho partecipato a qualche gara e si poteva vedere nei volti della gente quanto fosse difficile il finale di stagione. Alla fine 22 gare con come numero non sono così tante, ma il problema è avere costantemente gare back to back. Penso che questa sia la sfida più grande per molti, non solo per i piloti, ma anche per i meccanici e l'organizzazione. Questa è stata probabilmente la sfida più grande. Andando avanti ci sono ancora più gare, sarà un compito molto difficile. Forse il mondo lo richiede, i tifosi lo chiedono, vogliono più gare. Il compito della Formula è quello di ascoltare e riempire il calendario. Sì, però dico io, allora, punto primo, elimina le sprint a sto punto e fa solo gare normali. Seconda cosa, dico io, ripeto, spalmale durante l'anno. Non è inutile che tu fai una sosta ad aprile di un mese, una sosta in agosto di un mese, una sosta a ottobre di un mese. Cioè, che cazzo serve? Spalmale bene, così uno i viaggi. Fai la gara sempre ogni 2 settimane minimo. E non ti ammazzi, perché così fai. Abbiamo fatto quest'anno delle gare affilate, 3 gare di seguito. Quindi tu smont, rimont, cor, fa. Cioè, impressionante. La stanchezza e lo stress è impressionante. Sebbene l'espansione della portata di questo sport sia lodevole, non dovrebbe andare a scapito della salute fisica e mentale di coloro che rendono possibile lo spettacolo della Formula 1. Il finlandese ammette che se corresse oggi in Formula 1 sicuramente vorrebbe di più nel suo contratto. Anche questo, perché chiaramente adesso i piloti iniziano a dire: vabbè, io devo fare 25 gare l'anno, prendevo 5 milioni, ora voglio 15. Ma giustamente, ragazzi, cioè giustamente, corri 10 gare più di prima. È evidente che un pilota inizia a pretendere di più e fa bene. Se guidassi ancora in Formula 1 e vedessi il numero di gare, avrei severi negoziati con il team sul compenso. E non solo su questo, ma come si può garantire che la resistenza delle persone sia a livello richiesto per assicurarsi che tutti possano ancora lavorare senza errori? Stiamo parlando di uno sport con velocità elevatissime, non puoi commettere errori. Quindi giustamente Hakkinen dice il compenso dovrebbe essere maggiorato, anche lui pretenderebbe di più. La problematica poi qual è? La problematica è che tu sforzi mentalmente una persona e fisicamente, ci sono molti più errori, quindi la qualità di tutto cala. Errori nei pit stop, errori nelle strategie, errori in pista, perché uno arriva al punto di rottura. Quindi giustamente la qualità dello spettacolo cala drasticamente, come dice giustamente Mika Hakkinen. Che poi volevo riprendere anche questa parte di Perez, andiamo a vedere. Per cui dice Perez è troppo discontinuo, andiamo a vedere. La poca costanza di rendimento penalizza il messicano anche nel lavoro col team. Hakkinen, campione del mondo di Formula 1, tra i più apprezzati fuori classe della categoria, ha dato la sua chiave di lettura delle difficoltà vissute da Perez quest'anno. Perez sarebbe troppo altalenante nelle prestazioni e questo impedirebbe alla Red Bull di seguirlo nelle sue indicazioni sullo sviluppo della monoposto. L'opposto di quanto accade con Verstappen, che invece è il faro della scuderia. Quando lavori con una scuderia bisogna essere molto costanti, le parole di Hakkinen a GP Blog. Cieco e troppo discontinuo e questo fa sì che la scuderia abbia poche informazioni valide per seguirlo. Se sei altalenante la squadra non può sviluppare l'auto come vorresti, ed il contrario di quanto avviene con Verstappen, che riesce invece ad indirizzare il team a suo vantaggio. Sì, sono d'accordo, perché giustamente quello che dice Hakkinen è giusto. Effettivamente Perez con la sua incostanza porta il team a decidere di non seguirlo troppo, perché chi ti segue se non sei affidabile potrebbe rischiare di portare il team su un binario completamente sbagliato. Però c'è anche da dire che il team non lo seguirebbe mai a Perez, ragazzi, parliamoci chiaramente. Perez in Red Bull è quello che c'è giusto per tappare dei buchi. Non è un pilota che viene valutato. Red Bull ha sempre usato i secondi piloti. Si diceva male di Ferrari all'epoca, Barrichello, Irvine. Red Bull li ha sempre dilaniati i secondi piloti, li ha sempre trattati molto male. Quindi Perez sta subendo lo stesso trattamento. E se corresse al 100% non arriverebbe così dietro a Verstappen. In molte più gare se la potrebbe giocare, dato che la Red Bull non lo sviluppa minimamente il mezzo per Perez. Lo mette in difficoltà. Ma abbiamo visto bruciati Albon, che alla fin fine questo pilota così scarso non era. Gasly, che alla fin fine questo pilota così scarso non era. Fior fior di piloti che Red Bull sono stati bruciati sull'altare di Verstappen e di andare solo in direzione di Verstappen. A quel punto corri con un pilota solo e basta. Che cazzo ce l'ha a fare due piloti? Cioè, perlomeno la Ferrari dava comunque possibilità ai piloti di esprimersi. Qua ci troviamo di fronte a un Perez che viene dilaniato ogni anno a livello prestazionale perché la Red Bull non ci punta minimamente. Come fai a dire poi
Perez è così. È scarso sicuramente rispetto a Verstappen, ma non così scarso, perché quando gli hanno dato il mezzo buono ha fatto delle grandi gare. Non a caso, al momento che la Red Bull aveva bisogno di farlo arrivare secondo, si sono reimpennate le prestazioni di Perez. Sono arrivati i podi, ottimi risultati. Vi ho detto io da inizio stagione, Red Bull, come ogni anno, Perez lo fa partire bene, lo fa crollare, lo fa riarrivare bene alla fine. Avrebbe preso un secondo posto in Messico tranquillo, ha fatto dei podi alla fine, che potevano essere importanti. Certo, ha fatto anche degli errori gravi. Quello su Alonso in Brasile è un errore di Perez, sono il primo a dirlo. Però di base poteva fare gare, e ha fatto delle gare buone a fine stagione che l'hanno messo tranquillo al secondo posto. Quindi, io do ragione a Häkkinen, perché secondo me è una delle persone più sincere e pulite della Formula 1. Però c'è anche da dire che ci sono delle attenuanti che Perez ha, ovvero il non essere mai stato valorizzato davvero dalla Red Bull, ed è una cosa che accade sempre. Ciao, aglio. Whoa, whoa, whoa.